La festa dei fuochi di San Giovanni, come ogni anno, parte dal 18 di giugno fino al 25. Abbiamo quest'anno portato delle nuove iniziative, una mostra fotografica, la FIDAPA, abbiamo diverse associazioni che collaborano per l'evento e il clou della manifestazione è il sabato 23 presso la spiaggia di San Giovanni. Si inizierà con la cavalcata dei cavalieri, ci sono 170 cavalieri che sfileranno per la città, ci sarà un incontro presso il Sagrato, la chiesa di San Giovanni, lì si riceverà il labaro di San Giovanni, dopodiché si farà presso la spiaggia la benedizione dell'acqua e si andrà avanti fino a tardanotte con il salto dei fuochi e tutte le manifestazioni inerenti alla purificazione dell'acqua, il piombo, quindi tutta una serie di eventi che all'interno del cosiddetto quadrato che noi creiamo presso la spiaggia di San Giovanni col grande falò sarà una nota magica, una nota di fratellanza, una nota di amicizia. Abbiamo nello stesso tempo la possibilità di ospitare i ragazzi di Rondi nello studentato internazionale di Arezzo, di cui fanno parte giovani di etnie e popoli diversi in conflitto fra loro, che verranno a suggellare questo rapporto di amicizia insieme ai amici e fratelli di Rondine, quindi il classico palestinese e israeliano che vivono in conflitto, che salteranno il fuoco. Quindi abbiamo una serie comunque di eventi, oltre anche alla rete italiana di cultura popolare che aprirà le manifestazioni lunedì 18 in Piazza Civica, abbiamo tutta una serie di manifestazioni che culmineranno ovviamente nella serata del 23. Quello che teniamo a dire è di iscriversi presso il centro Equorea, dove poi verranno rilasciati i documenti per entrare nel quadrato della festa e di portare poi ovviamente di venire vestiti di bianco come prevede il rito. Quest'anno abbiamo anche alcune novità, i vini di Santa Maria la Palma dedicati a Fox del San Giovanni, un vino bianco e un vino rosso, e anche abbiamo fatto dei gioiellini dei fratelli Manunta in argento, un ciondolo, degli orecchini e delle spilline che possono completare appunto quello che è il nostro percorso della festa di San Giovanni. Stiamo cercando di creare un evento che apra l'estate del Mediterraneo, piano piano, con mille difficoltà, forse ci stiamo riuscendo e speriamo che la città si riappropri di un evento, ma soprattutto di una manifestazione che era sentita, che era scomparsa da troppo tempo.